Giovedì 10 ottobre, siamo nella seconda giornata dell'esercitazione nazionale per rischio vulcanico a Campi Flegrei. Ieri si sono riuniti i centri di competenza che hanno valutato l'instabilità di alcuni parametri di monitoraggio del vulcano e questa mattina presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile si è riunita la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi che ha richiesto l'attivazione del livello di allerta arancione. Conseguentemente il Ministro per la Protezione Civile ha dichiarato il passaggio nella fase operativa di preallarme. Abbiamo quindi convocato a Roma il Comitato Operativo della Protezione Civile che ha subito lavorato in sussidiarietà e a supporto dei centri operativi comunali, dei 7 comuni della zona rossa, dei centri di coordinamento dei soccorsi nelle prefetture di Napoli e di Caserta, della sala operativa regionale. E poi abbiamo attivato nel pomeriggio questa sede che è la Direzione di Comando e Controllo. Questo è un centro di coordinamento nazionale dal quale verrebbero gestite in caso di emergenza tutte le attività connesse a questa fase operativa di preallarme. Sono attività finalizzate ad alleggerire la zona rossa, quindi all'evacuazione dei beni culturali, degli ospedali, delle case di cura, dei penitenziari. Sabato 12 ottobre, quando la cittadinanza tutta sarà chiamata a partecipare, a recarsi nelle aree di attesa e verrà poi portata nelle aree di incontro per simulare e verificare ancora una volta il piano di allontanamento assistito previsto dal Piano Nazionale per il Rischio Vulcanico Campi Flegrei.